settore che rappresento, perché abbiamo voluto insieme dei laboratori collettivi che gireranno per tutti i quartieri e faranno un po'. Daniela Abate Marinelli e faccio parte della cooperativa Speak per la Famiglia di Salerno. La cooperativa è in realtà un'iniziativa molto interessante che appunto ha messo al centro la parola ascolto e che trova massima condivisione da parte dell'amministrazione comunale e nello specifico dell'assessorato che rappresento, perché l'azione di ascolto, di condivisione, di progettazione dal basso è una cosa che ha caratterizzato molto tutta l'azione di programmazione delle politiche sociali e giovanili che in qualche modo il mio assessorato sta portando avanti. Abbiamo proprio un tavolo dedicato ai giovani e all'innovazione sociale, PON Metro, con un investimento di ben 9 milioni di euro che risponde alle esigenze dei giovani, ma più in generale di tutta la comunità e della parte anche più vulnerabile della nostra comunità. Per cui diciamo che noi ci troviamo appieno con questo modo di camminare che parte appunto da un confronto costante che stimoli la cittadinanza attiva e ribadisco la partecipazione dal basso, e confido che l'opera salesiana, come le tante realtà sensibili e attive sul nostro territorio, diventeranno partner costanti dell'amministrazione comunale in un lavoro di creazione di comunità che ci deve vedere tutti protagonisti e corresponsabili degli obiettivi che ci proponiamo.